fino al croci. No! Come no? Ma ciao! Ma che entra all'improvviso a spavolare? Ma come stai? Bel panzerò! Come un coglione! Ti sono mancato, quanti sono mancato? La macchina mia non ci vuole il piano. Sta calmo, devo fare lavoro, state facendo. Ma i lavori qua è di sabato. No, oggi no, lunedì o martedì, sta tranquillo, ma sei contento? Ma che sto tranquillo che sto senza macchina? Sta tranquillo, ma sei contento? Dico la verità. Che fatto? Che fatto? Ho dato una capocciata. Tu? In tutta la macchina di mamma. Ma perché? Sulla 500? Sì. Perché? In 4. Io capo, a me mi tocca di dietro perché lì non ci può dire. Ma adesso ci so io ti porto a fare tutti i giretti, i pennelli. Ma a me va più al pelle di giù, basta. Te lo buco anche tu. Siamo tornati. Nonna, com'è? Bene, bene, bentornato, bene. Grazie, bene, hai fatto il vaccino? Sì, sì. Stai bene? Stai al top, ora. Fermati! Fermati, Federica, mi fa male. La fammi incazzare! Ma non è già fatto! Oh, senti! Però anche lui, veramente, Sarà bambino, se fa tutto e ti... E mi sto bucando male! Vabbè, l'argoglio. Scusa, ma tu per pelle te la fa tutti. È super, guarda, gli viene da ridere sotto i baffi. Ma che è che c'hanno le mani? Gli viene da... Se veramente sono a casa, ecco qua, una salsiccia secca, l'ho già tagliata. Sto a casa, raga, sto a casa. Dove c'è salsiccia, c'è casa. Per bene, gli fa le scalette. No, taglio un po'. No, taglio. Fermati! Ma che ho fatto là? Guardate lì, guarda quel che hai fatto! Mannaggia il fruita! Dimmi che tu hai da fare cose! Ma è buono! Ma prima tutto comincia qua. E pu, guarda che posto che fa! E poi perché sotto ci va il cinziano? Sì, ci va il guarda coglioni ci vogliono! Guarda che ti fende. Una diversa da te. Stronzo. Ma vorrei dire che sei diverso? Sì, perché sono stronzo. No. Sì. Ho 7, so io il numero 7. Eccolo. Incredibile. Tu sei sempre più stupido. Sempre più stupido. Ma il 7. Ma è tanto guai, è scemo. Ma c'è il nuovo gioco rubato l'aria. Ma cammina che sei tutto scemo. Dammate qui. Coglione, fammi. Ma era il nuovo gioco, quest'estate ci potevamo giocare tutti, ha rubato vaia. Ma devi sempre rovina tutto. Era un gioco tanto bello. Oh. Poi facciamo il giochino di rubato vaia. Io ti fo anche un pennello. Levati! Non urla! Hai ragione, non urla, no. Guarda, ma dammi pace! Mi viene da ridere sotto i baffi. Scappo, No, le minacce, ragazzi, le minacce no. Però gli è sotto il baffettino perché sì, così... sotto il cazzo perché lui fondamentalmente sono mancato tantissimo perché stavo a Milano, lui mi cercava tantissimo, che... mi cercava e voleva che giocavo con me insieme a lui. Guarda che ho comprato. Guarda che cazzo be, testa di cazzo nucleare. Guarda bella. Ma qua è bella. Oh, scoppia il biglietto in pista. Ma perché è bella, è bel pro, guarda quanto è bella. Fermate. Dai, tu non è da urla. Guarda! Guardate che mi scoccia i bicchieri! La pila va per terra! Ma è bella, questa ti aiuta a apparecchiare! Guarda. Ma questa aiuta a fare così! Mannaggia! Cucina! Che stai facendo, mamma? Sto facendo la pasta con le mazzancole, ma c'avevo delle teste di gamberi che mi erano avanzati dalla tartare e l'ho messi perché comunque danno sapore. Danno sapore e noi. A noi piace sapore, piacciono le tradizioni, piacciono. Piace il pesce, ci piace tutto e vi dico che
ore 18 registreremo un video dei strangozzi, un piatto tipico umbro, una pasta tipica umbra, una pasta fatta con le mani di nonna Maria, una pasta che anche voi domani potrete portare nelle vostre tavole, perché se tutto va bene alle 11 di domenica metterò il video ed è facilissimo da preparare, chiaramente tutto su YouTube. Invito a iscrivervi al mio canale YouTube facendo swipe up, perché domani sarà questa ricetta. Ogni tanto faremo anche delle ricette, non ci sono solamente scherzi e divertimento, ma anche ricette culinarie, ma soprattutto aspetteremo uno scherzo molto bello. Quindi iscrivetevi al mio canale, perché la macchina è quasi pronta. Quindi ragazzi, preparatevi, fatemi vedere che vi iscrivete, che volete vedere questo scherzo. Fate swipe. Mangiano pasta col pesce, lui, oh no, attenzione, si sta caricando, si sta preparando, vedo anche delle nuvole all'orizzonte, vedo che si sta abbassando la temperatura, perché sta nevicando, incredibile, sta nevicando, ne sta facendo tantissima, lui ride soddisfatto perché Ortisei, Canazei, Maroni, Campiglio, Selva, Corbara, riaprono tutti gli impianti, incredibili, ski, lift, seggiovie, ski pass, potete col Bob, con lo slittino, con i pattini, con tutto quanto, pattino gelato, sta nevicando, incredibile, nevicando, alla fine di aprile sta nevicando, stanno chiamando anche il gatto delle nevi, assolutamente incredibile. Non si può mangiare qui? È possibile che ogni volta mi sta a mangiare? C'ho questa la predicata qui. Ha nevicato, volevo dire. E beh, anche in tutto il mondo sì, siamo nevicati l'altro ieri. Famosi 50 grammi di pasta, 50 grammi, la pesate. Chi la pesate? Sì, ma come fanno a essere 50 grammi? La carne, sotto, smetta, stai sempre a guardare lui. Guarda la tua sorella. Arzughe? Arzughe? Oh! Oh no. Arzughe o no? Arzughe, sono tutte. T'avrei ammazzato! Ma perché? Ma tu me la dici, come si fa a pensarle queste cose? Come si fa a pensarle? Però è stato bello! Ehi voi! Che schifo! Non si può dire niente, adesso andiamo a fare un giretto, perché sempre dentro casa è una palla, vedi? Adesso facciamo un bel giro, vero? Facci un sotto palla come hai messo? Ho cominciato perché scendo, Ci va? Sono qua, va a finire martedì e in 5 giorni. Vabbè, ma c'è bisogno dei lavori la macchina. Sei sempre a pensare a sta macchina, rilassati. Quando mi serve non... Ma che ti serve ormai? Ma quando non mi serve, mi serve. Ma l'altro ieri ti ho lì con quella macchina della tua mamma, per riscappare quel coto ribalato. Bella la nostra terra, o no? L'Umbria è bella, bella, è la meglio regione d'Italia. Vabbè, non esageriamo. Sono tutte belle le regioni d'Italia. Guardate che bello, ragazzi. Noi altri abbiamo le colline che sono una bellezza. Poi? C'è l'oliva, c'è l'oliva, c'è tutto. C'è la pianura, c'è le vite, l'uva, c'è... Vedo la par di là, c'è il lago. È una bellezza, l'Umbria è bella, è bella. Ma è la meglio regione d'Italia. Ma la figa non c'è però. Come non c'è? Sta pieno. Sta pieno, bravo. Sei attento ultimamente, Ti trovo sempre attento. No, vabbè, o no? Oh, che la macchina. No. No. Vabbè. Vabbè, sta pieno. No. Vabbè. Vabbè. Sta vabbè. Pieno. Ricordatevi, sta pieno, ragazzi. State, ci divertiamo perché sta pieno, sicuro. Spettacolo comunque. Followers, che lo store chiude domenica sera. Quindi, se vogliono qualcosa di merchandising, devono fare swipe up, vero? E beh. Ripetilo. Anda fa due passi. No, ma io che ho detto? Ma che ne so. Ho detto dei followers, che è l'ultimo giorno, che è domenica, è l'ultimo giorno, Sunday is the last day. Ma non ne so. Il merchandising sta sullo store e loro devono fare swipe up. Sì, sarà questa. Fate swipe.
è appena uscito il video di uno scherzo pazzesco. Fate su iPad, andatela a vedere su YouTube. La preview ve l'ho messa sul mio profilo Instagram come reel, ma fate swipe perché c'è anche la reazione della nonna. Fa! Oh! Fa! Vieni su! Fa! Oh! Che è? No, non mi so che andiamo a fare la pasta, da fare la ripresa, vieni su, no, me fa cazzare, vieni su. Pane e tomate, ok? Pane e tomate. Vai. Pane e lumache? Pane e tomate. Cazzicca. Alla salute, quale quell'amico tuo? L'amico mio. Via. Dinosaurio questo. Ah, che quanto sciale, 42 anni, guarda quanto te vizio, Da stanziano, guarda da stanziano. Sono dito a fare la puntura. La puntura. Ho visto tutta gente anziana. E allora? Ma dovrebbe essere brutta la vecchiaia. Certo. Dovrebbe essere brutta, perché com'è? Ma perché? Ma come perché? Quello col bastone, l'altro col treppiedi. Un altro di là si fa il bastone. Tu c'hai il boccone però. Uno strisciava la gamba. Mi tocca qua, che sei un ma è vero, c'è capelli neri o no? Che c'è di nero? La fica. La fica. No. Che stai a mangià? Ma tu. Tu. Sto cazzo. Che? Sto cazzo. La salute di quell'amico mio. Montati qui e va a Parigi! Sei vaccinato a fa? Con quei boccioni di vino nero che ti beve da mo' che eri vaccinato! Comunque, chiappa questo e va su a Roma! No. Bello di Roma! Ciao! Coccodrilli, sono super stanco. Vado a letto. Spero di avervi divertito anche oggi. Oggi abbiamo fatto uno scherzo nuovo che me lo portavo da un po' in testa. Ce n'ho almeno altri due o tre. Uno super epico che ormai avete capito tutti. Stiamo solo aspettando. Quello sarà alto livello. Però ricordatevi che nulla è caso. Tutto parte da qua dentro. Dopo ho un nonno fantastico. Ho una famiglia bellissima. Però nulla è a caso, raga, nulla, nulla, nulla. Poi dopo uno può dire quello che vuole, ma i fatti sono questi. Quindi io vi ringrazio, vi voglio bene veramente. E ecco, è bello che riesco perlomeno a strapparvi un sorriso dai messaggi che vedo. Quindi per me è un onore e sono super felice. Vi voglio bene, raga. Buonanotte.